In vigore dal 9 maggio 2012, la circolare spiega come effettuare il cambio di residenza in tempo reale e contiene la modulistica per i cittadini stranieri e comunitari. I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche di residenza e di trasferimento all'estero senza necessariamente recarsi allo sportello del comune, ma spedendole per posta oppure inviandole via fax o email. In quest'ultimo caso, bisogna sottoscrivere la dichiarazione con la firma digitale. Essere identificati dal sistema informatico, ad esempio tramite la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, inviare la dichiarazione dalla casella di posta elettronica certificata dal dichiarante e trasmettere per posta elettronica semplice copia della dichiarazione con firma autografa e del documento d'identità del dichiarante. La novità riguarda anche i cittadini stranieri, extracomunitari o comunitari. Può fare domanda sia chi è appena arrivato in Italia e prende per la prima volta la residenza, sia chi è già qui ma si è trasferito da un comune a un altro o ha semplicemente cambiato residenza all'interno dello stesso comune. I cittadini extracomunitari debbono allegare a domanda documenti che variano in base alla situazione del loro permesso di soggiorno. Per registrare i familiari servono anche gli atti originali tradotti e legalizzati comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia. I cittadini dell'Unione Europea devono invece dimostrare di aver diritto a soggiornare per più di 3 mesi in Italia.